Buongiorno a tutti ragazzi, ed ecco la nostra terza tappa. Siamo saliti con una strada stupenda nel territorio di Grottole, in questa abbazia denominata, intitolata al Sant'Antonio, al santo di Sant'Antonio. Questa abbazia, costruita nel 1371, da quello che ho studiato, fu edificata proprio per isolare le persone malate di lebbra, che all'epoca era comunemente chiamato il fuoco di Sant'Antonio. Quindi venivano portati qui per guarire o per, ahimè, per morire, staccati dalle città limitrofe. La chiesa è bellissima, ma non è la chiesa, diciamo, la cosa più importante per il quale sono salito, ma per questa bellezza assurda, questa visuale a tutto tondo attorno, tra i territori di Grottole, Grassano, Tricarico. È bellissima, adesso vi porto dietro a vedere. Diamo un'occhiata salendo queste scale, se la visuale può rendere l'idea di questa chiesa e del territorio in cui si trova. Se no andiamo ai piedi della terra circostante. Bellissima. Questa è la parte posteriore dell'abbazia. Davvero un monumento davvero stupendo, stupendo. Però ripeto, a parte il monumento, il fattore proprio cruciale, più bello, è proprio il punto in cui si trova, il punto in cui è edificato questa stupenda abbazia. Lì abbiamo bosco coste, sterrati che partono da ogni dove, visibilità a perdita d'occhio. Dovrebbe essere quella, dovrebbe essere, non ne sono certo però, Irsina. Qui si perdono un po' il senso dell'orientamento. Questo è l'altro lato. Si cammina tra tutti gli odori murgiani, finocchiona, origano selvatico. Il solo camminare è una passeggiata tra gli odori e i colori di questo periodo. Sito stupendo, chiesa di Sant'Antonio in Grottole. Vi consiglio di cercarlo e di venire a vederlo, perché ne vale assolutamente la pena. Non mi chiedete GPS, non ho GPS, io non uso navigatori, grazie ragazzi, cercatelo. È segnalato. Buona giornata a tutti, auguri!